La mosca atomica torna sul parquet. 4 anni dopo il suo addio al basket giocato, Gianmarco Pozzecco è da ieri il nuovo coach di Capo d'Orlando, squadra dove militò nella sua ultima stagione da giocatore. Il Poz prende il posto dell'esonerato Massimo Bernardi e dovrà tirare fuori la squadra dall'ultimo posto della classifica di Lega 2. Per l'ex cestista goriziano è la prima esperienza in panchina, dopo una carriera ventennale vissuta sotto i canestri di regine del basket italiano come Varese e Bologna. Playmaker di straordinario estro e fantasia, Pozzecco è considerato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Dotato di un carattere estroverso ed eccentrico, è rimasto nel cuore dei tifosi, che l'hanno soprannominato la mosca atomica per il suo furore agonistico abbinato alla grande esplosività in campo. Un giocatore unico nel suo genere, che raggiunse grandi successi come lo storico scudetto a Varese nel 1999 e la medaglia d'argento con l'Italia alle Olimpiadi nel 2004, dove deliziò il pubblico di Atene con i suoi geniali assist. Una carriera che però poteva essere ancora più luminosa senza i frequenti litigi con l'allenatore di turno. Basti ricordare gli screzi con l'ex CT azzurro Tangevic o con il coach della Fortitudo Bologna Jasmin Repeja, che lo mise fuori rosa dopo una violenta discussione tattica. E pensando alla sua insofferenza verso i mister, c'è grande curiosità per vedere il quarantenne alle prese con Schemi e Lavagnette. Se però riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori anche solo un pizzico della genialità che aveva in campo, non c'è dubbio che per i tifosi di Capo d'Orlando ci sarà da divertirsi.